l'ex obiettivo Phillips ha deluso, torna al City. L'avventura al West Ham di Calvin Phillips si concluderà dopo appena 6 mesi. Il centrocampista inglese, inseguito pure dalla Juventus a gennaio, ha deluso gli Hammers che lo rispediranno alla corte di Guardiola in estate. Il Torino e i lunga URIC verso LA separazione a giugno. Il Torino e Ivan Juric viaggiano verso la separazione. Il contratto del tecnico croato scade a giugno, e Urbano Cairo, riferisce Nicolò Schira, sembra intenzionato ad aprire un nuovo ciclo tecnico a partire da giugno. LATLETICO Madrid su Lukumi del Bologna. John Lukumi, difensore del Bologna, è sul taccuino dell'Atletico Madrid per la prossima stagione. Lo riferiscono i media spagnoli, che riferiscono anche di un forte interesse per il difensore spagnolo da parte di Inter, Milan, Juventus e Manchester United. Lopetegui più lontano dal Milan, vicinissimo al West Ham. Il nuovo allenatore del Milan per il dopo Pioli con molta probabilità non sarà Lopetegui. Il tecnico spagnolo, infatti, è sempre più vicino a firmare un triennale con il West Ham, deciso a salutare David Moy. Lo riporta tutto Mercato Web. Udinese, scelto Fabio Cannavaro come nuovo allenatore. Aspettando l'ufficialità dell'esonero di Cioffi, l'Udinese ha già scelto il prossimo allenatore. Trattasi di Fabio Cannavaro, pronto a tornare in pista dopo la deludente esperienza al Benevento della passata stagione. Nello staff anche il fratello Paolo e Giampiero Pinzi, storica bandiera dei bianconeri. Dalla Francia, Bayern e Real pronte allo scambio Davis-Mendy. Il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Alfonso Davis, infatti, col contratto in scadenza nel 2025, sembra prossimo a dire addio ai bavaresi direzione Madrid, sponda Real. Il nome che si era fatto caldo era quello di Theo Hernandez del Milan, ma l'equipe rilancia sostenendo come il Bayern e il Real Madrid stiano lavorando per lo scambio Mendy-Davis. Questo chiuderebbe le porte a Theo. Chelsea, Thiago Silva, futuro? Ho già preso LA mia decisione. Dopo l'eliminazione in FA Cup contro il City, Thiago Silva ha lasciato il campo in lacrime e molti hanno pensato fossero lacrime d'eddio. Il mio futuro, lo saprete nei prossimi giorni. Non voglio dire nulla adesso dopo una sconfitta. Sono triste per il risultato, ma prima o poi la notizia verrà fuori. Ho già preso la mia decisione, ma non è il momento di renderla pubblica. Inter, Inzaghi, rinnovo? Sto molto bene qui. Il rinnovo? Abbiamo un solo pensiero ora, poi ci sarà tempo e modo. Io qui sto molto bene, ho una dirigenza alle spalle che è molto molto competente. Il ciclo dell'Inter deve assolutamente proseguire, abbiamo una dirigenza che si sta già muovendo per questa, ma ora noi pensiamo a questa stagione, non alla prossima. Lo ha detto il tecnico. Dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. Ho ascoltato le parole del presidente Zhang, mi hanno fatto molto piacere. Ma non è stata una sorpresa perché con Steven c'è un grande rapporto. Posso solo ringraziarlo per come si è comportato con me. Leverkusen, l'AD fissa il prezzo di WIRTZ, via per non meno di 150 mln. Florian Wirtz, trequartista classe 2003 del Bayer Leverkusen fresco campione di Germania, è stato protagonista di una stagione da sogno, 42 presenze con 17 gol e 18 assist, e si candida a essere uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato estivo. Mai dire mai nel mercato, ha detto in merito Fernando Carro, amministratore delegato della società ai microfoni di Radio Marca, ma una cosa è certa, non lasceremo mai andare Florian per meno di 150 milioni di euro.
Milan, Pioli. Derby decisivo per me. Ne abbiamo parlato troppo. Derby decisivo per il mio futuro? Ne abbiamo parlato troppo e per troppo tempo, non ha fatto bene a nessuno. Così il tecnico del Milan Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia della sfida all'Inter. Lazio, Lotito. Luis Alberto? È lei rescissione è impossibile. A margine del Consiglio Nazionale di Forza Italia di ieri, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato di alcuni casi di mercato che agitano il mondo Lazio. Luis Alberto? Rescindere il contratto è impossibile. Lui ha anche segnato il gol, ha giocato bene e ha dimostrato attaccamento. Forse quello che ha detto può anche essere stato male interpretato. Felipe Anderson? Ha fatto una scelta di vita. È voluto tornare in Brasile sollecitato dalla famiglia e da quella della moglie, scegliendo una soluzione che lo penalizza da un punto di vista economico rispetto a quella che era la proposta della Lazio. Immobile? Non ho aperto una porta e non ho cacciato nessuno, hanno un contratto. La volontà? Sono un rapporto duo univoco, non è che posso inchiodare qualcuno. Lo inchiodo e gli dico tu di qua non ti muovi, poi a fine stagione uno vede e valuta. Non ci sono offerte, ma perché mi devo fasciare la testa prima di rompermela? Braj da consulente del Bayern potrebbe portare Allegri in Baviera. Ariedo Braida potrebbe diventare presto un consulente del Bayern Monaco, visti i rapporti di vecchia data con Karl-Heinz Rummenigge, tornato un anno fa nel club tedesco. In qualità di consulente, l'ex dirigente del Milan potrebbe proporre il nome di Massimiliano Allegri come successore di Tuchel. L'agente del tecnico dell'attuale tecnico bianconero, Giovanni Branchini, poi, è in ottimi rapporti con lo stesso Rummenigge. Lazio. Che futuro per KAMADA? Non ho ancora preso una decisione. Sono davvero felice di poter finalmente aiutare la squadra. Ho giocato così in Germania, quindi mi sento molto a mio agio adesso. Tutta la squadra sta migliorando. La mia clausola? Dovrei pagare 100 euro per rinnovare il contratto. Non è vero. Molte squadre sono state indicate dai media come mia prossima destinazione, ma non ho preso alcuna decisione. Io adesso sento che l'allenatore si fida di me, si prende cura di me e penso che sia adatto al mio gioco sotto tanti punti di vista. Così al portale giapponese Sports Aci Daichi Kamada, centrocampista della Lazio, che ha la facoltà di decidere se prolungare o meno il contratto con i biancocelesti fino al 2027 dopo aver firmato per un anno l'estate scorsa. Il Real Madrid pensa a Bernardo Silva. L'avventura di Bernardo Silva al Manchester City potrebbe essere ai titoli di coda. Secondo quanto riportato dal Daily Star, sul portoghese classe 1994 sarebbe piombato il Real Madrid, che per rinforzare ulteriormente il centrocampo sarebbe disposto a pagare al Manchester City la clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Udinese? Cioffi verso l'Esonero. Gabriele Cioffi vicino all'esonero dopo la sconfitta dell'Udinese contro il Verona. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. Dopo le riflessioni della notte, il club friulano sembra deciso per il cambio di allenatore nelle ultime fiornate di campionato. Per sostituirlo i nomi in pole sono quelli di Leonardo Semplici e Andrea Stramaccioni.